del telegiornale di Radio Canicattì, la politica in apertura. Un saluto dalla redazione. Sono stati proclamati 24 consiglieri comunali eletti alle scorse amministrative a Canicattì. Stamattina si è svolta una cerimonia in municipio. Vediamo chi saranno i nuovi inquilini dell'aula consiliare del Palazzo di Città. I particolari nel servizio. Durante una sobria cerimonia questa mattina in municipio a Canicattì sono stati proclamati 24 consiglieri comunali che entro i prossimi 15 giorni saranno chiamati a prestare giuramento. La commissione elettorale ha terminato le verifiche ed ha proclamato eletti 7 consiglieri del PD: Calogero Muratore, Francesca Cipollina, Alberto Tedesco, Angelo Cuva, Diego Aprile, Evelyn Pendolino e Brigida Alaimo. La lista Uniti per Canicattì sarà rappresentata in consiglio da Umberto Palermo, Gian Gaspare Di Fazio, Rita Parla, Giuseppe Lo Giudice, Ignazio Giardina, Silvia Licalzi e Angela Assunta Lauricella. Questo per quanto riguarda la maggioranza. Tra gli scranni dell'opposizione siederanno la lista con Scrimali per Canicattì, con Fabio Di Benedetto e Mimmo Licata, Sicilia Futura con Luigi Salvaggio e il presidente uscente Ivan Trupia. Seggio assegnato a Daniela Marchese Aragona per la lista Canicattì Unica. Giovanni Rubino sarà il consigliere comunale dell'UDC. Per la lista Canicattì Riparte i consiglieri saranno due, Giuseppe Alaimo e Maria Concetta Lo Giudice. Per l'altra lista, sostegno di Ivan Paci, Nuova Canicattì, il consigliere sarà Salvatore Carusotto. Infine Fabio Falcone per il Movimento 5 Stelle. Tra gli scranni della maggioranza siederà Alberto Tedesco, che oltre a ricoprire il ruolo di assessore farà parte quindi anche del Consiglio Comunale. Si apre una nuova pagina per la città di Canicattì, c'è un'amministrazione nuova, un'amministrazione giovane, una nuova classe dirigente, c'è un consiglio comunale composto da persone serie, giovani, donne, persone preparate, che sicuramente darà un grandissimo contributo, daremo, cercheremo di dare un grande contributo per la crescita e la rinascita di Canicattì. Lei quindi mantiene e manterrà il doppio ruolo? Sì, manterrò il doppio ruolo come previsto peraltro anche dalla normativa vigente. Crediamo che sia un momento storico fondamentale per Canicattì. Sentiamo moltissimo il peso della responsabilità che grava sulle nostre spalle, ma siamo sicuri che con l'entusiasmo che ci contraddistingue e con tutto il nostro impegno riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi, ovvero per la crescita sotto ogni profilo economico e culturale della nostra città. Per quanto riguarda le deleghe, ha avanzato qualche sua idea, qualche proposta al sindaco per quanto riguarda l'idea o rimanda tutto alla decisione del sindaco? Le deleghe sono una prerogativa del sindaco, gli assessori sono nominati dal sindaco ed è giusto che valuti lui quali deleghe attribuire ai singoli assessori. Niente dimissioni quindi, Anna Tascarella resta la prima dei non eletti della lista del Partito Democratico. Tra i seggi dell'opposizione ci sarà anche Mimmo Licata, uno dei più votati al Consiglio Comunale con la lista con Scrimali. Siamo stati eletti due consiglieri comunali nella nostra lista con Scrimali per Canicattì. Il nostro è ovviamente un ruolo di opposizione, ma un'opposizione costruttiva e propositiva nell'interesse della nostra città. Noi abbiamo l'obbligo morale, ecco, di svolgere il nostro ruolo nel migliore dei modi, ma ciò non significa che ecco, faremo ostruzionismo. Il nostro obiettivo è rilanciare queste città e quindi contribuiremo dalle opposizioni al rilancio di questa città. Contribuiremo al miglioramento delle condizioni della nostra Canicattì, che dopo 10 anni di disamministrazione, ecco, questa città ha bisogno assolutamente di ripartire e noi daremo il nostro contributo, ecco, nel migliore dei modi. Ecco, ha vinto Ettore Di Ventura al ballottaggio contro Ivan Paci e Di Ventura è il miglior sindaco che in queste elezioni poteva essere espresso, secondo lei? La gente ha scelto così comunque. La gente ha scelto in questo modo, quindi non so se è il migliore sindaco che questa città poteva esprimere. Noi avevamo il nostro candidato sindaco Antonio Scrimali, al quale è stato tributato un gran numero di voti, ma non siamo, per tanti motivi, non siamo arrivati al ballottaggio. Per noi il nostro migliore sindaco ovviamente era Scrimali, per non di meno la città oggi ha scelto Di Ventura e quindi Di Ventura è il sindaco di tutti, anche il nostro sindaco, il sindaco della città.
Licata è uno dei 6 riconfermati in consiglio comunale, mentre 8 saranno le donne. All'opposizione ci sarà Daniela Marchese Ragona, eletta nella lista Canicattì Futura, che in campagna elettorale ha sostenuto la candidatura a sindaco di Giovanni Salvaggio. Sicuramente sarà un impegno all'altezza delle mie forze e anche delle mie capacità. Continuo a servire Canicattì, la mia città, ricominciando dal consiglio comunale, ringraziando anticipatamente tutti gli elettori che mi hanno voluto tributare questo consenso che è stato elevato, stando anche alle preferenze accordatemi, per cui tanta voglia di fare nell'interesse di tutti i canicattinesi, nel ruolo che compete ad un consigliere comunale. Lei come si porrà in consiglio comunale? Evidentemente sicuramente il mio ruolo sarà propositivo, al di là dell'appartenenza, perché come ben sapete io sono stata 5 anni fa il candidato sindaco del centrodestra e per una scelta di coerenza anche questa volta ho voluto appoggiare, ahimè, un sindaco che purtroppo non è andato al ballottaggio, ma che sicuramente rappresenta un'anima del centrodestra. Quindi opposizione, ma opposizione propositiva, naturalmente portando le idee che sono state sempre portate avanti anche quando lei era assessore di questo comune. Io credo nel dialogo e comunque nella sinergia, dobbiamo fare l'interesse di tutti e sicuramente vestire il ruolo tecnico che spetta a ciascuno di noi. Entro il 2 luglio prossimo, quindi, il presidente uscente Ivan Trupia dovrà convocare la prima seduta dell'assemblea per il giuramento del sindaco, dei consiglieri e l'elezione del presidente e del vicepresidente dell'assemblea. La prima riunione del consiglio comunale sarà presieduta da Fabio Di Benedetto, consigliere comunale anziano, essendo stato il più votato alle elezioni amministrative. Ed è già al lavoro il neosindaco di Canicattì Ettore Di Ventura. Sentiamo in questa intervista quali sono stati i primi atti durante la prima giornata al municipio. Sentiamo. Sindaco, primo giorno di lavoro, com'è stata? È stata dura, perché dopo la sbornia elettorale, dopo i festeggiamenti, bisogna mettersi al lavoro. Quindi abbiamo avuto degli incontri con i dirigenti, col direttore generale, per fare il punto della situazione su alcuni temi e quindi iniziare a programmare come organizzarci. Stamattina c'è stata la proclamazione dei 24 consiglieri eletti, erano la maggior parte presenti, poi ci sarà la convocazione del Consiglio Comunale entro 15 giorni, quindi ci sarà anche questo passaggio con il giuramento del sindaco. Sì, entro 15 giorni bisogna celebrare il consiglio comunale, 15 giorni dalla proclamazione dei consiglieri. Oggi è stata l'inizio di questa nuova avventura per tanti consiglieri comunali che, come me, come gli assessori, hanno profuso un grande impegno durante questa campagna elettorale e sono certo che tutti daremo il massimo per Canicattì. Quando le deleghe agli assessori? Nei prossimi giorni verranno confermati gli assessori e verranno attribuite le deleghe. Lei ha confermato l'incarico al responsabile per quanto riguarda il settore finanziario, ma ci sono anche altre conferme? E allora, per quanto riguarda il settore finanziario, è stata data la proroga che consente la legge di 45 giorni prima di attivare la procedura per la selezione del nuovo responsabile. Per quanto riguarda gli altri uffici, gli altri settori che sono scoperti, stiamo affrontando il problema e quindi porremo fine a questo problema in tempi rapidissimi. Quante aree intende programmare per l'organizzazione del comune? Le aree sono le 5 direzioni che esistono nel... Confermerà le 5 o saranno ridotte? Dobbiamo vedere in base alle persone, in base alle risorse, come meglio organizzarle. Ne stiamo parlando, la situazione, vorrei precisare, particolarmente complessa, perché molti uffici sono senza i dirigenti e quindi bisogna attenzionare, bisogna risolverlo nel più breve tempo possibile. Ultima cosa, l'indennità di carica, ecco, avete già stabilito un ammontare, avete previsto anche dei tagli, se così possiamo chiamarli, o naturalmente vi riferite a quello che la legge indica? Allora, anche questo non è stato affrontato, la legge indica un minimo, noi certamente utilizzeremo il minimo, fermo restando che potrà essere prevista anche una riduzione.
Si è insediata ieri mattina al comune di Porto Empedocle Ida Carmina, esponente del Movimento 5 Stelle, eletta al ballottaggio di domenica scorsa. Stamattina la neosindaca è volata a Roma assieme ad Anna Alba, collega eletta a Favara, per un vertice degli eletti del Movimento di Beppe Grillo. Sentiamo il servizio di Adriana Licausi. Proclama eletta alla carica di sindaco del comune di Porto Empedocle la signora Ida Carmina. Proclamazione ufficiale, Ida Carmina è il nuovo sindaco, adesso sarà tempo di scegliere le deleghe. Sì, sì, valuteremo insieme anche il riparto secondo le attribuzioni e le competenze specifiche di ogni singolo assessore. Già c'è un'idea chiara, ma vogliamo guardare proprio il quadro. Per esempio io volevo inserire una delega per quel che riguarda i fondi europei, la progettazione e il esperimento di questi fronti, perché finora Porto Empedocle non è riuscito a inserirsi in questa che è una delle fonti di finanziamento più grosse per gli enti locali attualmente, vista la crisi economica generale. Ancora non c'è certezza sul numero dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, potrebbero essere tre, forse due, ma lei comunque ha intenzione di presentare ricorso al TAR per il mancato, diciamo, scattare del premio di maggioranza? Sì, stiamo valutando questa ipotesi perché in effetti l'interpretazione della norma lascia margine a qualche dubbio. Verificheremo naturalmente, perché certamente governare col premio di maggioranza è molto più semplice, anche se io penso che comunque ci sarà la disponibilità dei consiglieri tutti a fare il bene del paese, che è solo quello che noi abbiamo intenzione di fare. Domani volerà a Roma, incontrerà Grillo. Hanno indetto una riunione, così, una riunione operativa su determinate tematiche da portare avanti all'interno degli enti locali. È già al lavoro, sì, diciamo, sul tavolo i problemi igienico-sanitari della città, di incontrare a Franco Miciche, che oltre a lavorare all'ASP è anche assessore del comune di Agrigento. Sì, sì, già c'è stato un primo incontro informale la sera del comizio, diciamo, di ringraziamento. Lui ha dichiarato tutta la sua disponibilità appunto per il bene di questo paese. Naturalmente sono noti a tutti i problemi di deficit di bilancio, a quanto pare c'è un debito con la discarica di Catania che quasi quasi vorrebbe impedire appunto il conferimento dei rifiuti ai nostri mezzi per un debito enorme. Le stesse ditte che effettuano la raccolta hanno gravissime problematiche perché il Comune non ha ottemperato un piano di rientro previsto già a dicembre scorso, ora ho saputo che, e quindi le banche non fanno anticipazione, loro non sono più neanche in condizione di lavorare, quindi abbiamo l'esigenza di capire subito come reperire soldi. Riguardo allo stipendio, Anna Alba ha già dichiarato che secondo gli standard del Movimento si decurterà del 30%, lei? Sì, sì, l'ho dichiarato anch'io al comizio proprio, non l'ho fatto prima per evitare che questa cosa fosse strumentalizzata. I consiglieri pentastellati invece rinunceranno completamente ai soldi? Rinunciano completamente ai gettoni di presenza, sicuramente faranno una decurtazione anche dell'indennità di carica, quindi questi conferimenti verranno raggruppati e utilizzati a favore di, io spero, delle categorie sociali disagiate, ma chiederemo proprio alla popolazione, tramite anche una consultazione via internet o altre forme di consultazione, come voglio che siano utilizzati questi soldi. Proclama eletta alla carica di sindaco del comune di Porto Empedocle la signora Ida. Maltempo e pioggia a dirotto, soprattutto a Palermo, che si è risvegliata tra automobili impantanate e disagi per gli automobilisti. Il temporale che si è abbattuto durante la notte ha provocato allagamenti in diverse zone del capoluogo siciliano. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare gli automobilisti dalle auto bloccate in via Ugo La Malfa nel sottopasso che conduce all'autostrada Palermo-Mazara del Vallo e quindi all'aeroporto. Allagamenti e disagi anche nella zona di Mondello e Partanna-Mondello. Come accade ogni qualvolta piove, tante strade si sono trasformate in fiumi come nella zona dell'ospedale policlinico in via Imera. E attorno alle 13 di oggi un violento acquazzone si è abbattuto anche sulla città di Canicattì. Una pioggia battente che ha messo in difficoltà anche nella città canicattinese automobilisti e cittadini che non si aspettavano un repentino cambiamento climatico in piena estate. I carabinieri di Canicattì stanno indagando sull'incendio di una Mercedes di proprietà di un commerciante della città. La vettura era parcheggiata nei pressi dell'abitazione dell'uomo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i militari dell'arma, agli ordini del capitano Amengoni, hanno avviato le indagini.
È stato arrestato il presunto omicida del maresciallo capo Silvio Mirarchi, assassinato il 31 maggio scorso a Marsala durante un controllo antidroga. Mirarchi era il comandante della stazione di Marsala. È stato colpito alle spalle da un colpo di fucile mentre un collega era appostato nei pressi di una serra dove era stata scoperta una piantagione di canapa indiana. L'uomo arrestato è Nicolò Girgenti, 55 anni, vivaista e bracciante agricolo marsalese di Contrada Ventrischi, la stessa dove è avvenuto l'agguato. Il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala è stato eseguito dai carabinieri del Comando Provinciale di Trapani assieme ai militari del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Calabria. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala si sono avvalse del supporto del RIS di Messina. Sono tre gli arrestati a Partinico per l'omicidio di Antonino Salvia, il 23enne ucciso ieri con 4 coltellate al torace al culmine di una rissa in via Cimabue. In manette è finito Francesco Autovino, 48 anni, il fratello Giuseppe Autovino, 54 anni e Gianluca Rizzo, di 26. A questi ultimi è stato contestato solo il reato di rissa, mentre Francesco Autovino è considerato l'autore materiale del delitto. Il presunto omicida ha nella sua fendina penale una condanna per omicidio avvenuto nel 1990. Giuseppe Torrano, pensionato di 72 anni, venne ammazzato nella sua abitazione di Partinico nel corso di una rapina. Secondo i carabinieri, a scatenare la lite sarebbe stato il danneggiamento dell'autovettura di Autovino bruciata a Partinico lo scorso 13 maggio e la convinzione che il colpevole fosse proprio Rizzo. E così ieri Salvi e Rizzo avevano deciso di discutere la faccenda con i fratelli Autovino. Dalle parole però si è passati ai fatti, alle mani e alle coltellate che hanno ferito mortalmente Salvia, che accompagnato dallo stesso Rizzo in ospedale è morto poco dopo. A Palermo i carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato tre persone per concorso intentata estorsione aggravata dal metodo mafioso a danno del titolare di una concessionaria di automobili dal quale, perpetrando anche vari atti intimidatori, avrebbero preteso 2.500 euro in occasione della festività di Natale e Pasqua per il sostentamento dei detenuti e delle loro famiglie. I tre sono stati rinchiusi nel carcere Pagliarelli. A Grotte, in una comunità alloggio per minorenni, non c'è traccia di un ragazzo di 17 anni originario del Gambia. Non si dubita, si tratterebbe di un allontanamento volontario, come spesso accade in questi casi, e i responsabili della struttura hanno già segnalato tutto ai carabinieri. Indagini sono attualmente in corso. Una maxi operazione anticrimine allicata eseguita dalla polizia, le cui attività investigative sono coordinate dal commissario Marco Alletto. In particolare sono stati controllati diversi autoveicoli, sono state eseguite delle perquisizioni domiciliari. Vediamo tutto nel servizio. La polizia di Licata è stata costantemente impegnata in una penetrante attività di controllo straordinario del territorio di competenza. L'azione, diretta dal commissario capo Marco Alletto, è stata condotta dagli equipaggi del locale commissariato con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Sicilia Occidentale di Palermo. Massiccio il dispiegamento di forze su tutto il territorio, con l'impiego di uomini e mezzi di tutte le articolazioni del commissariato che hanno effettuato controlli e verifiche in ogni ambito di rispettiva competenza. Impegnate pattuglie della squadra volante, della sezione anticrimine, della sezione di polizia amministrativa del locale commissariato, supportate in questa attività dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine. Le risultanze conseguite all'esito dell'attività espletata hanno riguardato sia il profilo della polizia di prevenzione che della polizia giudiziaria. Nello specifico sono state identificate 1.032 persone, controllati 520 veicoli, effettuati 87 posti di controllo, elevate 70 contravvenzioni al codice della strada ed effettuate 18 perquisizioni. Inoltre sono state denunciate in stato di libertà 6 persone per vari reati, mentre un soggetto è stato arrestato in flagranza di reato per minaccia aggravata mediante arma da taglio ai danni di un amministratore comunale. E ancora, sono state elevate sanzioni amministrative a seguito di controlli presso esercizi pubblici per un ammontare di 51.533 euro, oltre alle ulteriori sanzioni pecuniarie che verranno irrogate dai monopoli di Stato per importi di decine di migliaia di euro.
Durante un normale controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, transitando lungo uno dei principali centri abitati a Gela, una volante del commissariato ha inseguito tre persone, evidentemente allarmate alla vista degli uomini in divisa. Due dei tre fuggiaschi sono stati tempestivamente fermati ed identificati. Tra loro il maggiorenne Riccardo Fasciana, incensurato, che fuggendo mirava a distogliere l'attenzione degli operatori di polizia sulla porta carraia del proprio garage, in cui aveva creato un vero e proprio laboratorio di confezionamento e consumo di droga. Oltre un etto di marijuana e diverso materiale utilizzato per il peso, il taglio e il confezionamento della droga sono state sequestrate al giovane, trovato inoltre in possesso di dosi già confezionate per la vendita. Prontamente arrestato, Fasciana è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Denunciato a piede libero un minore incensurato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sorpreso grazie all'arguzia dei poliziotti mentre cercava di nascondere sei dosi di sostanza stupefacente dentro l'intimo. La mirata attività di controllo del territorio, finalizzata alla repressione dei reati in genere, proseguirà senza sosta, si legge in una nota della polizia di Gela, con l'ambizioso obiettivo di condurre ad una maggiore vivibilità e sicurezza della città. Seconda parte del telegiornale. Un medico settantenne avrebbe costretto la moglie romena di 34 anni, madre dei suoi due figli ancora minorenni, ad iscriversi su alcuni siti per escort per poi prostituirsi a pagamento con i clienti facoltosi, curandone anche l'accompagnamento durante gli incontri. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Calatabiano e posto ai domiciliari. I militari dell'arma hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Rosa Alba Recupido, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Inoltre è stato trovato anche in possesso di alcune armi da fuoco illegalmente detenute, che avrebbe usato per minacciare la moglie. Per questo motivo deve anche rispondere di detenzione illegale di munizioni ed omessa denuncia di arma. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto di Catania Marisa Scavo e della sostituta Laura Garufi su indagine seguite dai carabinieri. La vittima, dopo mesi di vessazioni e di violenze fisiche, stanca dalle continue violenze anche di natura sessuale e di subire le minacce che il marito le rivolgeva, il 27 agosto dell'anno scorso, dopo essere stata convinta dai carabinieri a desistere dal proposito di suicidarsi, ha trovato il coraggio di denunciare il consorte ed ha fornito agli inquirenti i recapiti telefonici dei clienti con i quali era stata costretta ad avere rapporti sessuali a pagamento. I carabinieri hanno anche sequestrato all'uomo le armi. Dopo la denuncia, la vittima, per evitare eventuali ritorsioni, si era allontanata da casa assieme con i figli ed aveva raggiunto nel nord Italia la madre, con la quale da anni non aveva avuto più contatti a causa del divieto impostogli dal marito. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione l'avvocato Antonio Bruno Gallo, 52 anni, di Raffadali. Il professionista era imputato di estorsione, usura e omessa presentazione della dichiarazione fiscale. Per quest'ultimo reato è arrivata l'assoluzione. Gallo è stato sotto processo dopo la denuncia di una donna che lo accusava di essere stata costretta a restituire un prestito con tassi al di sopra del tasso di usura. Il professionista è stato assolto invece dall'accusa di evasione di imposte sui redditi. La difesa annuncia che ricorrerà contro la sentenza di condanna. La Progeo SRL, società che opera nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti, ha deciso di rivolgersi alla giustizia per fare chiarezza sull'incendio che lo scorso 16 giugno ha distrutto la propria sede. L'incendio si è verificato nel giorno della grande sciroccata che ha colpito la Sicilia. Sentiamo i particolari nel servizio. Le prime fiamme, poi un incendio devastante e colonne alte di fumo nero. Subito le imprecazioni contro quella giornata calda, contro quel forte vento di scirocco. Del capannone della Progeo nella zona industriale di Agrigento è rimasto ben poco. Oggi però i titolari della società che si occupa di smaltimento della differenziata sono convinti che ci sarebbe la mano dell'uomo dietro quel gigantesco rogo che ha distrutto lo stabilimento e le attrezzature che c'erano dentro. Lo si evince dalla denuncia querela presentata dalla Progeo, che si è rivolta quindi alla giustizia per fare chiarezza su quanto accaduto appena una settimana fa.
e in uno dei passaggi si legge: vi è fondato motivo di ritenere che l'incendio abbia avuto matrice dolosa, quale atto chiaramente intimidatorio nei confronti della ditta, e che comunque lo stesso è addebitabile alla condotta quantomeno colposa di terzi. I titolari della Progeo si riservano di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni sia materiali che morali. Intanto le indagini degli inquirenti proseguono per provare a ricostruire le dinamiche del maxirogo, così come sono al lavoro gli operatori dell'ARPA per accertare eventuale inquinamento ambientale. Da quel che resta dello stabilimento si sprigiona ancora un sottile ma costante fumo che è frutto di cenere attiva. In tutta la zona l'aria è impregnata dalla puzza, un odore acre che viene diffuso per via del materiale plastico bruciato che si trovava dentro il capannone. E intanto, anche se la società disponeva della copertura assicurativa, ci vorrà del tempo prima di poter rimettere in movimento la struttura, i cui danni stimati ammonterebbero a oltre 1 milione di euro. Per ora siamo fermi, ammette amareggiato uno dei proprietari, Franco Tramuta, con tutte le conseguenze che questo comporta. Siamo fiduciosi che gli organi competenti ci diranno cosa veramente è successo e se ci sono responsabilità precise che ha causato tutto questo, conclude Tramuta. Pericolo scampato per la città di Agrigento, che oggi sarebbe potuta ripiombare nell'emergenza rifiuti. La Sicul Trasporti, la società che gestisce la discarica di Contrada Coda di Volpe a Lentini nel Catanese, dove dai primi di giugno conferiscono i rifiuti di mezza provincia di Agrigento, aveva fisso un avviso con cui si informava che a partire da oggi la discarica sarebbe rimasta chiusa ai mezzi provenienti da Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Comitini, Licata, Ravanusa, Camastra, Campobello di Licata, Canicattì e Castro Filippo. Intanto sono in corso le cosiddette grandi manovre nel centro urbano di Agrigento in vista del lungo periodo di festeggiamenti dedicati a San Calogero, che si protrarranno fino alla seconda settimana di luglio. Per rendere ancora fruibile tutte le zone che vengono interessate dai festeggiamenti, le ditte Iseda e Sea hanno predisposto e iniziato un calendario di servizi straordinari che interesseranno le aree del centro e precisamente quelle adiacenti alla chiesa di San Calogero, piazza Vittorio Emanuele, il viale della Vittoria, piazza Aldomoro e la via Atenea, interessate anche le zone del centro storico dove solitamente passano le processioni dedicate al Santo Nero. A Porto Empedocle, alla Capitaneria, il passaggio di consegne tra l'attuale comandante Massimo Di Marco e il nuovo comandante dal prossimo 1 luglio, giorno della cerimonia di insediamento. Si tratta di Filippo Parisi, originario della provincia di Messina, adesso in servizio alla Capitaneria di Reggio Calabria. Massimo Di Marco è stato impegnato per 3 anni a Porto Empedocle, sempre in prima linea a fronte dell'emergenza immigrazione e non soltanto. Di Marco ha partecipato all'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera. La Guardia di Finanza di Agrigento celebra, come tutta la Guardia di Finanza in Italia, il 242esimo anniversario dalla fondazione del Corpo, con una cerimonia che ormai, come consuetudine, è consolidata negli ultimi anni in conseguenza della particolare congiuntura socio-economica che il Paese tuttora attraversa, si svolgerà in forma non pubblica presso il comando di via Atenea. I particolari nel servizio. Riflettori puntati sul comune di Agrigento. Da lunedì la Guardia di Finanza è al lavoro per acquisire dati e documenti. A scegliere Agrigento per un controllo a campione è l'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, che è convenzionata con le Fiamme Gialle. Al momento dunque è un controllo ordinario con l'assenza di particolari profili di rischio, ma che prevede un controllo a tappeto. E chissà che ad attirare l'ANAC su Agrigento non sia stato il caso Gettonopoli. Ed oggi la Guardia di Finanza di Agrigento ha celebrato in maniera sobria e non aperta al pubblico il 242esimo anniversario del Corpo. È da qualche anno ormai che il Comando Generale, nel dare le direttive ai reparti per la celebrazione della fondazione del Corpo, dà l'indicazione di cerimonie interne, intime, per vicinanza alla situazione economico-finanziaria del Paese e in relazione alla crisi che sta, sulla base di quello che ci dicono gli indicatori economico-finanziari, sta avendo un miglioramento, si inizia a intravedere la cosiddetta luce in fondo al tunnel, ma ancora una vera e propria ripresa non si è verificata, non possiamo ancora dire purtroppo di essere usciti dalla crisi che è ormai iniziata un quinquennio fa.
A proposito di crisi, la Guardia di Finanza ha un ruolo fondamentale per combatterla ed è questo uno dei temi che avete scelto per questa giornata? Sì, diciamo che l'attività operativa che il Corpo pone quotidianamente in essere si muove su tre filoni, che sono quello classico della tutela delle entrate, quindi del recupero delle imposte non corrisposte, però sempre più piede ha preso il contrasto allo spreco di denaro pubblico e la lotta alla illecita accumulazione di proventi derivanti da reato, di redditi illeciti. E questo sia con riferimento alle attività classiche di polizia giudiziaria, quindi sotto la guida delle procure della Repubblica, ma anche e in modo sempre più marcato il contrasto allo spreco di denaro pubblico nell'ottica contrasto del danno erariale. All'interno della cerimonia anche un momento toccante per uno dei vostri ex colleghi. Sì, nel corso delle cerimonie vi è sempre la parte di consegna delle ricompense morali, cioè dei riconoscimenti dati ai militari che si sono distinti in particolari operazioni di servizio. Quest'anno c'è stata un'ulteriore particolarità, perché abbiamo consegnato alla vedova e al figlio di un nostro collega che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, un attestato con cui veniva nominato sottotenente della riserva di complemento dopo che era andato in pensione. Era molto amato da tutti noi ed è stato un esempio per tutti coloro che l'hanno conosciuto per come ha saputo interpretare il proprio ruolo anche in momenti difficili e per l'attaccamento alla vita e al corpo che ci ha saputo dimostrare fin quando è stato con noi. Il collega era il maresciallo, oggi sottotenente, Alfonso Fanara. E come avete sentito in apertura del servizio di Adriana Licausi, la Guardia di Finanza questa mattina è stata al Comune di Agrigento per un accertamento anticorruzione. In una cornice di doverosa sobrietà all'interno della caserma Capitano Enrico Franco, il personale del Comando Provinciale di Caltanissetta della Guardia di Finanza ha festeggiato il 242esimo anniversario della fondazione del Corpo. Alla manifestazione hanno partecipato le massime autorità civili e militari della provincia, alle quali il comandante provinciale, il colonnello Luigi Macchia, ha rivolto il proprio saluto e il ringraziamento per la collaborazione avuta dal suo arrivo a Caltanissetta. Vogliono sapere gli esiti delle visite della Commissione Medica dell'INPS e chiedono di conoscere quali provvedimenti si intende prendere nei confronti di coloro che hanno perso il beneficio e che addirittura non si sono presentati alla visita sanitaria. Un sit-in contro l'abuso della legge 104 si è svolto questa mattina davanti alla sede INPS in via Picone ad Agrigento. Ad organizzarlo, dopo quello dei giorni scorsi, davanti alla sede dell'ormai ex provveditorato, è stata ancora l'associazione Insegnanti in Movimento. Chiediamo di conoscere quante persone non si sono presentate alle visite mediche dell'apposita commissione, ha spiegato Lorenzo Navarra del Movimento, e chiediamo di accelerare i tempi delle visite, nonché siamo stanchi davvero di aspettare. Insegnanti in Movimento chiederà anche che si applichi la retroattività delle revoche della 104. Al momento funziona così: se un insegnante in servizio a Bergamo ha ottenuto il trasferimento grazie alla legge 104 a Canicattì e dopo un anno il nuovo trasferimento grazie sempre alla 104 ad Agrigento, qualora venisse accertato l'illecito riconoscimento della legge, verrebbe riportato indietro, cioè a Canicattì. L'amministrazione comunale di Licata pensa all'edilizia sostenibile e al risparmio energetico per rilanciare il mattone in città. Da tempo chi lavora nel campo dell'edilizia denuncia la gravissima crisi del settore, facendo rilevare che ormai si costruisce pochissimo e non sono poche le maestranze che sono costrette a fare le valigie e trasferirsi all'estero in cerca di un lavoro che possa garantire la possibilità di continuare a mantenere la propria famiglia. Negli ultimi anni numerose imprese, piccole e medie, hanno chiuso i battenti in città. È sulla scorta di queste considerazioni che il sindaco Angelo Cambiano, proprio nel tentativo di rilanciare il settore, ha indirizzato una direttiva al capo dipartimento lavori pubblici ed urbanistica del comune, Vincenzo Ortega, dicendo: abbiamo intenzione di favorire lo sviluppo del settore edilizio e per il raggiungimento di questo obiettivo intendiamo incentivare e privilegiare iniziative volte alla riqualificazione o alla conversione dell'esistente patrimonio edilizio.
Il bando è pronto o quasi, verranno sistemati dei dettagli tecnici sui requisiti che gli operatori dovranno avere, verrà pubblicato la prossima settimana. Stiamo parlando del bando per l'assunzione dei bagnini e del servizio di salvamento nelle spiagge di Agrigento. Sarà in ritardo come da tradizione, visto che la prossima settimana saremo già nel mese di luglio, ma almeno anche per quest'anno il pericolo è stato scampato, il servizio di salvataggio e vigilanza nelle spiagge libere del comune di Agrigento ci sarà. Gli arenili che vanno dalla zona del Caos a Contrada Zingarello saranno presidiati dai bagnini e dunque per 60 giorni saranno sicuri. Ieri si è tenuta una riunione operativa al Comune, il bando per il servizio di monitoraggio e salvataggio d'opera dei bagnini sarà pubblicato la prossima settimana, ha garantito l'assessore comunale Francesco Micichè. Il bando era già pronto, ma ho chiesto delle correzioni per avere la garanzia che i Baywatch che entreranno in servizio abbiano una maggiore professionalità, ha detto l'assessore. Il servizio verrà garantito intanto con i soldi del Comune, poi arriverà il terzo della spesa previsto da parte della Regione. Topi nella Valle dei Templi ad Agrigento, la sgradita sorpresa ha costretto l'amministrazione comunale di Lillo Firetto a correre ai ripari. Sentiamo Eugenio Cairone. Nella città di Pirandello può accadere di tutto, anche che i topi ballino alla Valle dei Templi. Senza troppe presentazioni, ricordiamo che si tratta di un'area inserita nella lista dei patrimoni dell'umanità redatta dall'UNESCO. Il parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, con i suoi 1300 ettari, è il sito archeologico più grande del mondo. A fronte di cotanta bellezza, lungo la via sacra che costeggia l'intera valle, proprio davanti uno degli ingressi, quello del Tempio di Giunone, c'è un'area divenuta colonia di ratti. Saltellano tra i cassonetti della spazzatura e poi passeggiano in lungo ed in largo. Lo scenario dunque pone da un lato la civiltà millenaria greca, dall'altro il degrado in cui versa la città di Agrigento, che non è stata in grado di fare la derattizzazione. Un comune povero, dunque, che riceve dall'ente parco della Valle dei Templi l'8% degli introiti, dunque se con lo sbigliettamento entrano nelle casse del parco qualcosa in più di 4 milioni, al comune vengono girati circa 300.000 euro l'anno, soldi che servono per organizzare manifestazioni come la Sagra del Mandorlo in Fiore ed il Festival Internazionale del Folklore. L'ente parco, con una convenzione, fa sì che il comune organizzi kermesse, ma il comune non riesce a mantenere l'ordinario decoro neanche all'ingresso della Valle dei Templi. Così i topi proliferano, danzano e si improvvisano turisti, perché quella in questione è una meta che registra più di 100.000 accessi l'anno. È stata scelta l'anno scorso da Google come location per la serata di gala del Google Camp ed anche quest'anno il colosso del web tornerà ad affittare ad un costo di 100.000 euro la Valle dei Templi per cenare tra le colonne doriche. Ed immediata arriva la puntualizzazione da parte dell'ente parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, che in una nota comunica relativamente alla notizia circa la presenza di ratti all'interno dei cassonetti posti in prossimità del piazzale Hard Castle, che i cassonetti in questione risultano esterni all'area archeologica ed il servizio di pulizia e raccolta non è gestito dal parco archeologico della Valle dei Templi. Inoltre, continua la nota, si comunica che le aree interne sono dotate di appositi erogatori di eschi antiratti ed un efficiente servizio di derattizzazione. Fatto si sta che l'allarme ratti ad Agrigento è un'amara realtà. L'immediata efficacia del piano del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e la nomina del consiglio di amministrazione del parco è quanto sollecita l'amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, Gaetano Pendolino, in una lettera indirizzata al presidente della regione Rosario Crocetta e all'assessore regionale ai beni culturali Carlo Vermiglio. Il parco, scrive Pendolino, oltre ad essere un bene dichiarato di eccezionale valore universale e riconosciuto patrimonio dell'umanità, è una leva di sviluppo vitale, di vitale importanza per il territorio, in particolare per l'area distrettuale turistica che coinvolge 21 comuni. Pendolino interviene anche su un altro punto, cioè sulla piena applicazione della normativa che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio in 5 membri e non 3. Pendolino fa notare che peraltro dal 2000, anno della legge istitutiva del parco, lo stesso non è ancora dotato dell'efficacia di un piano particolareggiato territoriale, pur essendo per effetto della stessa normativa l'unico concreto e reale strumento di sviluppo per un'area così depressa
qual è quella del centro meridionale della Sicilia, che ancora oggi soffre di un turismo di passaggio, il cosiddetto mordi e fuggi. La mancata approvazione definitiva del piano particolareggiato del parco, conclude Pendolino, rappresenta un ulteriore impedimento alla crescita del territorio, che in questi ultimi anni sta compiendo uno sforzo di idee, di iniziative e di impresa degno di nota. Riprendiamo con le notizie, ci sono degli aggiornamenti di cronaca. Un incidente stradale si è verificato sulla statale 122 all'altezza dell'ingrosso di Casalinghi GLG. Due autovetture, una Honda Civic e una Fiat Bravo, per cause ancora in corso di accertamento, sono venute in collisione. La Fiat Bravo è stata balzata letteralmente finendo dentro una cunetta, feriti gli occupanti di entrambe le autovetture, che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale Barone Lombardo. Per fortuna soltanto qualche contusione, nessuna ferita grave. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale, del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della locale compagnia, che hanno regolamentato il traffico. Una lunga fila di autovetture si è creata in entrambe le direzioni a causa della carreggiata occupata dalle operazioni di rimozione dei due mezzi. Naturalmente l'incidente dopo l'acquazzone che c'è stato proprio questa mattina. Incredibile disavventura per un uomo di oltre 60 anni di Canicattì, che si è dovuto fermare perché aveva forato una gomma della propria autovettura, una vecchia Fiat Tempra. Andato dal meccanico a chiedere aiuto, quando è tornato per le riparazioni non ha più trovato l'autovettura che aveva parcheggiato con tanto di triangolo di segnalazione. All'uomo non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini alla ricerca del mezzo e di chi ha commesso il furto. Gli agenti della Polizia Municipale di Naro, agli ordini del comandante Lillo Piraino, hanno trovato un camion che è risultato essere stato rubato a Ribera, nelle acque del fiume Naro, in prossimità della diga San Giovanni. I vigili urbani, dopo i servizi di controllo del territorio, hanno trovato il mezzo ancora in buono stato in un tratto di fiume difficile da raggiungere. Stamattina si è provveduto alla rimozione. Le indagini sono condotte dal comando di Polizia Municipale di Naro. Adesso lo sport. Mancano pochi giorni all'iscrizione della squadra in Lega Pro. La tifoseria in ansia per il futuro chiede subito chiarezza a Giavarini. Ed è notizia di ieri che l'amministratore delegato, nonché vicepresidente dell'Agregas, Peppino Tirri, ha riferito alla tifoseria che nel giro di poche ore si conoscerà il destino della società. Sentiamo il servizio. Entro un paio di giorni si completerà l'iter per l'iscrizione al campionato di Lega Pro dell'Acragas. Finalmente arriva da fonti accreditate la notizia che il popolo biancazzurro aspettava con trepidazione, ed in effetti non poteva essere altrimenti, visto che l'azionista di maggioranza in primis, Marcello Giavarini, ha tirato fuori dal portafogli dal suo arrivo sino ad oggi qualcosa come 1 milione di euro, e adesso per un 100.000 euro o poco più si sarebbe tirato indietro. Evidentemente, anche senza l'intervento dei soci di maggioranza, Giavarini anticiperà la somma necessaria per eliminare i debiti della passata stagione, con il pagamento di 3 mensilità ai giocatori e pagare la tassa di iscrizione. A questo bisogna aggiungere che una mano d'aiuto l'ha fornita sempre a livello economico anche il presidente Silvio Alessi, che non si è mai tirato indietro e che aveva fatto sapere allo stesso uomo d'affari italo-bulgaro che lui avrebbe partecipato. Giavarini si riprenderà la somma spesa in più nel momento in cui nelle casse societarie arriveranno i diversi finanziamenti, dai diritti della federazione a quelli televisivi e dagli sponsor. Nel frattempo si lavorerà con l'assessore Giovanni Amico per trovare un accordo con la cordata capitolina, che è decisa ad investire nell'Acragas, anche se al momento non si sa con quali criteri: acquistare il 35% del pacchetto azionario oppure prendere la maggioranza delle quote. Sono questi i punti importanti su cui si è concentrato al momento la dirigenza biancazzurra, ben lontana dai clamori della piazza ed in attesa di ulteriori sviluppi. Parallelamente a questa situazione sta andando avanti il progetto relativo all'impianto di illuminazione, per come ha illustrato il progettista Mirko Piraneo. Abbiamo presentato il progetto agli enti preposti, ha detto Piraneo in una nota, per l'approvazione, per cui ritengo che la prossima settimana entreremo in possesso di tutto e lo sottoporremo al parere definitivo del genio civile. Ad occhio e croce ritengo che all'inizio dell'ultima settimana di giugno il progetto diventerà esecutivo e cantierabile. Sono questi al momento i passi che la dirigenza biancazzurra si accinge a fare nel più breve tempo possibile. Tutto il resto verrà dopo.
Intanto Peppino Tirri è stato a Firenze per accendere i riflettori sulla questione inerente alla composizione dei gironi. Si è discusso di regolamento per l'utilizzo dei giovani e del codice di autoregolamentazione. E intanto per domani, venerdì 24 giugno alle 10.30 nella sala stampa dello Stadio Esseneto, il presidente onorario Marcello Giavarini incontrerà i rappresentanti degli organi di informazione. Tratterà le ultime decisioni adottate in seno alla società e sulle linee programmatiche per il prossimo campionato e subito dopo la conferenza stampa Giavarini incontrerà gli sportivi biancazzurri per annunciare loro le scelte che riguardano la stagione 2016-2017. Insomma, domani è il giorno della verità sul futuro dell'Acragas. Andrea Saccaggi lascia la Fortitudo Moncada Agrigento, il bombardiere dice addio al biancazzurro, il classe 89 dal 2014 alla corte di Francociani, sposa il progetto di Treviso. Un addio illustre quello di Saccaggi, il quale saluta Agrigento da assoluto protagonista. La Moncada dovrà tornare prepotentemente sul mercato, il DS Christian Maier è già attivo, l'accordo con la giovane guardia è stato ufficializzato nel pomeriggio di ieri, Saccaggi porta con sé record e grandi giocate. Festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista a Campobello di Licata, oggi nel cortile del municipio, la messa alle 18.30, saranno presenti il sindaco, gli amministratori municipali, i consiglieri comunali e gli impiegati, alle 21 in piazza Saggio di Danza. Gli eventi religiosi proseguiranno, è risaputo ormai che chi desidera incontrarsi e far festa basta che si incontri attorno alla tavola e al cibo per festeggiare gli eventi particolari. È proprio con questo scopo che ogni anno il Consiglio Pastorale della Chiesa Madre organizza proprio nella ricorrenza del patrono San Giovanni Battista la Sagra degli Antichi Sapori, che quest'anno è giunta alla 10ª edizione. La parrocchia vive un momento di festa, sabato 25 giugno in piazza Giovanni Paolo II alle 20.30 la benedizione e l'apertura dei vari stand dove potranno essere gustati i vari piatti tipici della tradizione come lo pane cunzato, l'umburnato, l'icudurune e poi pizza, salsiccia e tanto buon vino. Maturità, oggi la seconda prova scritta, cosa è uscito? Scuola per scuola, indirizzo per indirizzo, al classico Isocrate, allo scientifico geometria analitica, i particolari. Isocrate, uno dei maggiori maestri di retorica, è l'autore scelto dal Ministero dell'Istruzione per la versione di greco al liceo classico. Non usciva dal 1958. Il passaggio di riferimento sono i paragrafi 34, 35 e 36 del Trattato sulla pace e il titolo è Vivere secondo giustizia, non è solo corretto ma anche conveniente per il presente e per il futuro. Per quanto riguarda invece matematica allo scientifico, si richiede ai maturandi la costruzione di un serbatoio tra studio di funzioni e quesiti di geometria analitica, calcolo di probabilità e geometria solida. Sono queste due delle tracce della seconda prova che, a differenza dello scritto di italiano di ieri, è diversa per ogni indirizzo. Lo svolgimento dell'esame di oggi è iniziato come ieri alle 8.30 dopo la diffusione da parte del Ministero del codice per l'apertura del plico telematico. L'amministratore di un condominio alle prese con l'installazione di un serbatoio per il gasolio con il riscaldamento è la traccia di matematica allo scientifico. Non essendo soddisfatto dei modelli in commercio, ti incarica di progettarne uno che risponda alle esigenze del condominio. E questo è uno dei problemi proposti al liceo scientifico, opzione scienze applicate. Alla richiesta seguono specifiche tecniche e una serie di quesiti matematici per descrivere la forma del serbatoio e per realizzare un indicatore graduato per collegare il livello di riempimento del serbatoio al volume di gasolio effettivamente presente. Un secondo problema ha un approccio più classico, rappresenta in figura una funzione continua e derivabile da 0 a infinito in R e sono indicati alcuni punti significativi sull'asse cartesiano, segue una serie di richieste. Per i due problemi da risolvere, il primo è di tipo applicativo, il secondo invece di stampo più tradizionale. Per quanto riguarda poi gli altri quesiti, 7 su 10 sono legati ad argomenti di geometria analitica e di analisi, 2 sono sul calcolo delle probabilità, uno di questi quesiti al gioco degli scacchi e un altro è di geometria solida sul calcolo di un volume di un liquido in un recipiente. I ragazzi in 6 ore devono rispondere ad almeno 5 quesiti su 10 e risolvere un problema su 2. Il questionario è prevalentemente teorico e punta sull'analisi. Al liceo delle scienze umane la traccia per indirizzo economico diritto ed economia politica riguarda infatti il dibattito sulla scuola pubblica e paritaria.
un testo di Meuccio Ruini, un anziano liberale che era stato senatore negli anni precedenti il fascismo, che illustra all'Assemblea Costituente le proprie conclusioni in merito alla funzione della scuola pubblica. Lo spunto viene dalla ricorrenza dell'anniversario, il 70° dell'inizio dei lavori della Costituente. Nel testo si sottolinea da una parte la necessità, nonostante l'onere economico, di organizzare una scuola pubblica capace di aprire ai capaci e anche ai meritevoli, seppur indigenti, i gradi più alti dell'istruzione. Dall'altra si ammette la possibilità che l'istruzione non sia un monopolio statale e che quindi possano esistere scuole parificate. Si chiede al candidato di rispondere a uno dei seguenti quesiti: l'effettiva capacità, a 70 anni di distanza, di attuare un sistema di istruzione capace di premiare i meritevoli anche se indigenti, se la presenza di scuole paritarie rappresenta un valore aggiunto, qual è l'interesse generale nel finanziare la scuola pubblica, quali sono i vantaggi di tipo economico che derivano dal raggiungimento di un titolo di studio più elevato. Istituto Tecnico, Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, il tema di economia aziendale riguarda una società che lavora nel mercato della meccanica di alta precisione, un mercato dove la società ha un altro grande competitor e una serie di piccole imprese non concorrenziali. Di questa società viene fornito un estratto del report mensile. Nella prima parte bisogna redigere il budget, presentare lo stato patrimoniale e il conto economico. Nella seconda parte bisogna scegliere due fra quattro quesiti proposti che riguardano la redazione di varie tipologie di report e analisi finanziarie proposte all'interno dei quesiti stessi. Liceo linguistico. Per la lingua straniera viene proposto un articolo uscito sul Guardian il 23 agosto del 2015 dal titolo Europe needs many more baby to avoid a population disaster. Le altre materie sono discipline turistiche aziendali negli istituti tecnici per il turismo, tecnica di produzione e di organizzazione negli istituti professionali di indirizzo, produzione industriale e artigianali, tecnica della danza al liceo coreutico, teoria, analisi e composizione al liceo musicale, poi diritto ed economia politica al liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l'indirizzo di studi all'artistico. Tra le materie scelte per i tecnici, meccanica, macchine ed energia per l'indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, struttura, costruzione, sistemi impianti del mezzo per l'indirizzo trasporti e logistica. Fra le discipline che saranno proposte agli studenti dei professionali, scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo servizi commerciali, tecnica di produzione e di organizzazione per l'indirizzo produzioni industriali e artigianali. Sabato 25 giugno alle 19.15 presso lo spazio delle fabbriche Chiaramontone ad Agrigento sarà presentato da Chiara Minuta il libro intitolato Un cuore nuovo, dal male di vivere alla gioia della fede, alla presenza dell'autrice Beatrice Fazzi, nota attrice di teatro, cinema e televisione, divenuta celebre con la fiction Un medico in famiglia. Si tratta di un'autobiografia e testimonianza nella quale la Fazzi rilegge la sua storia narrando il percorso che l'ha portata ad una vita disordinata, priva di valori, precipitata nel baratro del vuoto affettivo e morale all'incontro con la misericordia di Dio che tutto abbraccia, tutto perdona, tutto ricrea. Alla serata organizzata al rettore del santuario San Calogero, Don Angelo Chillura, in occasione dei festeggiamenti per il santo Nero, amato dagli agrigentini, per promuovere i valori della vita e della famiglia, interverranno gli attori Simona Carisi e Maglio Cordaro che leggeranno alcune sequenze del libro. Era l'ultima notizia al nostro telegiornale, grazie per averci seguito, per aver scelto l'informazione di Teleradio Canicattì, appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.